Siamo con Luca Lungarotti della Byte AB. Oggi una bella vittoria sia dal punto di vista del risultato, bello largo, un bel 4-1 interno, ma anche dal punto di vista dell'intensità e della voglia messa oggi. Una vittoria che vi ridà anche fiducia, soprattutto perché in questo inizio 2018 diciamo le cose non sono andate proprio come vi aspettavate. Sì, è vero. Oggi secondo me abbiamo giocato veramente bene, avevamo molta voglia di rifarci dalle partite e delle prime partite del 2018, perché eravamo un po' pesanti sulle gambe nelle prime partite, abbiamo giocato male, con poca voglia. Oggi invece abbiamo dimostrato che se ci impegniamo e se siamo in forma possiamo battere chiunque. Sì, oggi una bella vittoria, soprattutto avete vendicato il 3-2 subito all'andata proprio con San Carlo Milano. Proprio a proposito, ti chiedo se avete adottato qualche tattica, qualche strategia diversa oggi. Allora, no, tattiche rispetto no. Rispetto alla partita dell'andata. No, il loro campo è piccolo, molto, molto difficile giocare in quel campo lì. Noi in casa siamo forti, in trasferta purtroppo dipende dal campo. Se sono piccoli noi soffriamo perché siamo bravi tecnicamente e qua riusciamo a giocare bene. Invece nei campi più piccoli, palla lunga, siamo tutti abbastanza piccoli, non riusciamo a giocare palla a terra, quindi soffriamo molto fuori casa. Infatti ci hanno battuto e come l'anno scorso, perché l'anno scorso loro ce le hanno date sia l'andata che il ritorno e ci hanno dato 20 punti in campionato, invece oggi l'abbiamo fatta pagare. Sì, Byte AB è un po' diciamo la sorpresa di questa stagione, siete lì in alto e qualsiasi partita diventa fondamentale per rimanere lì nelle zone nobili della classifica. Ti chiedo quindi cosa è successo nel 4-4 con la Robur, ultima in classifica, fondamentalmente due punti persi importanti in quella partita. Sì, esatto, con la Robur abbiamo perso punti sia la scorsa, che abbiamo fatto 4-4, eravamo appunto, come avevo detto prima, pesanti, un po' pesanti sulle gambe, avevamo poca voglia secondo me e non siamo andati decisi su alcuni palloni e ce l'hanno fatta pagare all'ultimo minuto. E anche all'andata con la Robur sono altri due punti che abbiamo perso e secondo me peseranno a fine campionato, speriamo di no, però va bene, sarà molto dura. Va bene, ti ringrazio, ciao. Grazie a te, Edo.